Nel Vangelo di oggi, preso da Luca al capitolo primo, dal versetto 57 e seguenti, leggiamo: «Che sarà mai questo bambino?» si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. Giovanni Battista, il solo santo di cui la Chiesa celebra il giorno della morte con il martirio, ossia la sua nascita al cielo, e il giorno della nascita a questo mondo. Giovanni è la lampada che prepara il Messia. Egli è la profezia e Gesù il compimento. All'origine della sua vicenda c'è Elisabetta, donna sterile e anziana, e Zaccaria, sacerdote che va a officiare al Tempio di Gerusalemme. Sono giusti e reprensibili davanti a Dio. A loro Dio si rivolge per compiere il suo disegno di salvezza. Giovanni nasce annunziato da un angelo a Zaccaria. Ad egli gli viene tolta la parola. E perché? È perché non ha creduto a quanto Dio stava operando. Nel grembo della sua mamma, Elisabetta, Giovanni esulta riconoscendo la presenza del Messia e Signore Gesù appena concepito nel grembo di Maria, che si reca a far visita alla cugina. Il Vangelo ascoltato sottolinea il nome dato al bambino e ne indica la vocazione e la missione. Un nome datogli da Dio tramite il suo messaggero e che Zaccaria fissa per iscritto su una tavoletta: Giovanni. In ebraico, Yohanan, cioè il Signore fa grazia. I testimoni e i vicini sono ricolmi di gioia per questa nascita. Zaccaria, che era rimasto muto, vede sciogliere la sua lingua e canta il Benedictus, in cui ringrazia Dio e rivolgendosi a suo figlio dice: «E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade». Gesù dice di Giovanni Battista: «Io vi dico, fra i nati di donna, non vi è alcuno più grande di Giovanni Battista». Giovanni ha avuto sempre coscienza viva di non essere la luce, ma è venuto a rendere testimonianza. Lui è una voce, ma Gesù è la parola. Giovanni non si ritiene degno di sciogliere il laccio dei calzari a colui che è il Signore. E la vicenda di Giovanni si incrocia con quella di Gesù, al punto che gli eventi della sua vita narrati dai Vangeli non sono soltanto prefigurazioni di quelli che accadranno a Gesù, ma anche contemporanei. La gioia della nascita di Giovanni Battista è motivo di gioia per tutti noi chiamati, come lui, ad essere coloro che attendono il Messia, che viene ogni giorno nella nostra vita a portare salvezza, che lo riconoscono, che si mettono al suo servizio, che lo testimoniano a costo della vita, perché lui dona, lui salva, lui porta alla gloria. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.